Prendi un po' di cioccolato. Questo è vero? No, è pitta. Boh. Ti ringrazio, signore. Sir Victor. Si è sparito. Perché lo vedeva anche lui? Ah, Glenn, eccoti qui. Potevi vedere il bambino? Dove è andato? Allora, ok, allora sono degli spiriti davvero, nel senso, l'ha visto anche l'altro, non è una proiezione della mente di Glenn e basta. Beh, non posso vederlo, non posso più vederlo adesso. E i bambini questi giorni sono veramente veloci. Come? Glenn? Sir Victor, ho preso una decisione, verrò con te. Voglio affrontare la verità. Eccellente. Io non so cosa è questo sci. Non so se è tipo un intercalare, tipo dire bene o... Perché l'ha usato anche tipo quando non devi preoccuparti. Mi sembra una frase in cui tipo non devi preoccuparti, una cosa così. Eccellente, Glenn. E no, il primo passo è sempre il più duro. Tu dovresti essere fiero di te stesso. Noi fermeremo il grande grimonio insieme. Mi domando se ci sarà mai un seguito. Proprio presto forse per dirlo, ma se ci sarà mai un seguito, per esempio. Quella è la X200 o Sky Armor, appunto l'armatura del cielo, modello Parigi, Merlino, Agamennone e Ovelia. Sono le tue? Sono le nostre? In che senso modello Parigi, Merlino 4? Se mi dici modello Parigi o... A parte che Paris non è Parigi, vabbè, modello Merlino dici, vabbè. Ma perché quattro nomi? Non sono economiche, ma lo sapevo che tu saresti stato felice. C'è anche Sen, eccola qua. Sir Victor non si è risparmiato nessun sacrificio. Lui era sicuro che ti avrebbe persuaso a venire con noi. Bene, tu stai davvero aiutando Sir Victor? Allora, Salt. Vediamo un attimo. Non capisco molto il senso. Sold me out. Un attimo. Perché tipo sold me out vuol dire mi ha cercato. Però dice mi ha cercato fuori dal suo stesso accordo e mi ha offerto aiuto. In senso, boh, non capisco perché sembrerebbe come dire, cioè, ha soprasseduto all'accordo che avevamo prima e ha deciso di aiutarmi. In realtà il senso dovrebbe essere questo, no? Puoi crederci, però come è scritto lì non mi convince. Comunque il senso è quello, cioè, come dire, c'era un accordo e ha deciso comunque di aiutarmi lo stesso, indifferentemente. Non sono generosa. Gli ho offerto la mia nave volante e me stessa come abile combattente e pilota per la nostra causa. Non è questo un grande affare? Più sorprendentemente, lei non vuole nulla in ritorno, in cambio. Naturalmente. Ridi semplicemente la mia generosità. Io comunque...
Forse intendo dire tipo prenditi gioco comunque della mia generosità perché io comunque avrò i miei dividendi, no? In qualche maniera. Nel caso peggiore tu avrai la nostra gratitudine. Benissimo. Ok, mi domando in quali negozi sarò in grado di spendere la vostra gratitudine. Cioè, questi sembrano che escano dall'armatura. Sì. Sì, beh, si entrerà dal retro, no? Penso. Ok, no. Allora, Daudle. Ok, non bighelloniamo che l'Himmelskaiser, che è la nave volante di Senna, non è parcheggiata in modo sicuro. Che tu, Batras, ci stai ancora sopportando. Lui dice che invece c'è un contratto. O no, Victor? Vero? Lui balla sulle mie note e tu sai che io sono un tipo molto musicale. Ok. Entrate. Ah, ma aspetta un attimo. Però ce ne sono quattro in armatura. Per quello che ha nominato quattro. Ma dove sono le altre due? Vedete? Sì, perché non possono entrare in due sulla stessa, non credo. Comunque, vediamo, a meno che non la prenda in braccio, ma. Niente, entrate nell'armatura. O meglio, prendete le armature perché l'Himmelskaiser è parcheggiata in cima al Monte Riedel. Oltre gli occhi. Che guardano di Tarin. Ok, noi useremo la nave volante per fare una visita a Lady Bran nella nuova Winshire dopo che è stata distrutta. Noi abbiamo bisogno di un po' del suo aiuto durante la nostra avventura, diciamo. Io ti spiegherò tutto in dettaglio più tardi, Glenn. Andiamo. Infatti loro sono entrati lì, quindi si vede che fuori dal recinto ci sono le altre. Però a parte quello, sono tutte uguali, perché chiami? Siamo sempre lì. L'ha chiamata in quattro modi. Il modello è X200, però l'ha chiamata in quattro modi diversi, eppure sono uguali. Comunque vabbè. Così, eccoci qui per un altro viaggio. Io spero di aver preso la decisione giusta. Ok. Una volta dentro nell'armatura del cielo, tu puoi premere RB per volare nel cielo. Puoi premere LB per scendere a livello del terreno. Quando tu scambi la modalità di volo l'altra modalità, quella che è come sospesa lì. Delle parti interne dell'armatura sono esposte e le rende più vulnerabili. A causa di questo, ok, una scusa praticamente. A causa di questo, tu non puoi atterrare direttamente sui nemici. Non puoi fare come Mario lo stomp nell'erba alta che ti, come dire, ti bloccherebbe, o nell'acqua. Ma se tu sei già nella modalità sorvolo, tu puoi passare sopra l'acqua allo stesso livello in cui sei in quel momento, oppure attraverso l'erba alta. Mi domando se adesso appunto, va, in teoria adesso possiamo raggiungere zone che prima non riuscivamo. Per esempio, nel Perpetua Fields c'erano diverse zone, no, che non siamo riusciti a vedere. Comunque, ok, sono segnalato che abbiamo tutte queste cose.
Allora, un attimo, salviamo. Mount Riddle. Avete bisogno di qualcosa? Vediamo se... Non credo che abbiamo qualcosa da vendere, non mi ricordo. Sì, questo? Allora, select all. No, in effetti sono diverse. Sì, sono tutte e quattro diverse, minimamente. Sono diverse, sì. Vabbè. Perché non mi fai passare qua? E si vede qua? Niente. Appena detto che è allo stesso livello, si può? Aspetta un attimo. Ah, così lui lo considera volo. E così solo volo. E io davo per scontato che andavamo su nei cieli. Ok. Per me fly mode voleva dire che andavamo, volavamo via proprio. Questi qua mi sembrano brutti e cattivi. Proviamo. Allora, perché non scende? Cos'è che fa adesso? Non riesce a scendere? Non scende più. Qua sì. Qua no. Ok, qui. Però, a 2 metri di distanza. Penso che siano tipi piuttosto tosti. Praticamente, ovviamente, perché siamo con le armature, ci ha dato dei colossi. Ok. Sì, non abbiamo fatto niente, tra l'altro. Questo è che fa un danno a tutti. Però che non si capisce bene chi sono, eh. Lui l'ha differenziato, devi guardare le armi. Questo cura, questo sarà... Sì, è Victor, infatti. Abbassiamo le sue difese. Ok, tra l'altro se si passa il discorso qua. Come se facciamo passare di gira così, sì. Ah no, attenzione perché ognuno ha il suo gira, quindi dobbiamo. Questo cosa fa? Anche qua. Non capisco il senso di sta cosa. Cioè, io faccio questo e il prossimo colpo farà 150% in più. Capito? E farne due colpi invece faccio mica prima. Quindi faccio 200% in più. Qual è il senso di sta cosa? Anche perché salto il turno, no? In che modo dovrei usare questa cosa? Questi buff qui mi sembrano veramente strani. Se tu mi dici faccio il 250%, mi dici ok. Come aggiungere un terzo, metà terzo colpo, no? Tra l'altro lei, pessimi attacchi. Facciamo per esempio attacco normale. Per esempio, in questo caso sarebbe, diciamo, sprecato. È sprecato comunque, secondo me. Però è sprecato usare questo perché fa 0,7 a tutti. Non ha un attacco fisico a uno. Qua sarebbe avere, per esempio, quanto fa di attacco normale. 747. Siamo sempre in overheat, ma
Allora, nel 2, il GR2 facciamo più danni, ma riceviamo anche più danni. 3000, tra l'altro. Andiamo su questo. E bisogna abbassare l'over hit in teoria, quindi bisogna tornare nell'over hit. Infatti va 1200 invece che 700. Un po' ambientarsi. Speriamo che non siano io. Vediamo. Allora, un party un po' particolare questo. Mettiamo su bleed. E abbiamo fatto qualcosa? E debole la luce questo. C'è qualcosa che non va. Ci ha colpito, ma il colpo si è subito dopo. Si è sentito dopo, vediamo. 2-10. Cioè i danni sono sempre gli stessi, i nostri, sostanzialmente. Allora, mettiamo le difese, va? È strano questo effetto, è come se il corpo... Cioè, il tridente, che poi è un tridente, ci passa attraverso e dopo, solo dopo... Ok, abbiamo il petastore. 809, buono, buono. Questo è sprecato, allora facciamo questo per uscire. Ah sì, ok. Ma è per il bleed, che per il sanguinamento che è andato, non per... Però in questo caso non abbiamo il nostro fidato curatore. C'è sempre questo cura qua e basta. Non abbiamo una cura singola. Vabbè. Che strano. Allora, questo no. Ok. 1,8. Attacchiamolo. Qual è la debolezza? L'acqua. Attacchiamolo con la magia del vento. Mini tridente. Beh, non è che... È... No, eh. Proprio per via della storia. Ok, ricordati che tu non puoi atterrare nell'erba alta. Proprio per via della storia. Il gioco si fa giocare volentieri. È un po' appunto più bilanciato di un classico JRPG, perché JRPG rischia di avere la storia. Sì, dopo 4 ore di combattimenti è una cosa terrificante. Qua invece tutto sommato. Fa atterrare nemmeno qua. Dov'è che posso atterrare, scusa? Qui non puoi atterrare nell'erba alta, eppure ci dobbiamo andare lì. E questo qua come facciamo a prenderlo se non mi fa atterrare? Dobbiamo trovare il punto esatto dove atterrare. Vediamo qua. Perché qua adesso? Ah, ok, perché bisogna stare attenti all'ombra. È l'ombra che conta, ovviamente, non la... Pare che questi qui dobbiamo attaccarli comunque così, tra l'altro. Dimenticavo questo dettaglio. Allora. Sono deboli al fuoco questi. Qual è il primo questo?
Diciamo che così si complica la cosa perché tu rischi di dover mettere per forza in giro diversi personaggi diversi, no? Quindi quasi quasi dovresti stare lì a ragionare e dire qual è che mi conviene portarlo a GR2. E poi andiamo avanti, ma vabbè dai. Attacco di gruppo. Andiamo in giro 2. La Senna non ha grandi abilità qua. Facciamo noi 400. Un attacco normale 932, poi vai allo 0 per recuperare punti tecnica, appunto, bisogna ricordarsi questa cosa. Ok, armatura a scaglie, allora vediamo se c'è qualcosa di nuovo. Questo fa un bel salto. Lui deve mettere questa che fa un bel salto, perde punti tecnica ma sale su tutto. Lui qua non ne vale la pena. Allora, tecnicamente possiamo indossare anche questa, perché tanto Robin in questo momento non c'è. Poi dovrò ricordarmi di quelli che non ho visto. Per fortuna c'hanno un nome questi qua, quindi magari su internet posso trovare dove sono gli altri, escluso questi, e poi vedere se potevo farli, non potevo farli, dove erano, non so. Allora, questo qua. Niente. Allora, su. Su. E dobbiamo. Lo facciamo atterrare qua. Come facciamo? Allora, vediamo il punto. Ok, qua non me lo dai, scusa. Aspetta un attimo. Non a terra, perché? Qua? Io sto guardando il cerchio nero. Qua. Ok, qua sì. Robo Scott. Vediamo questo. Questa è una cosa da. Allora. Vabbè, no, basta abbassarsi. Se mi facesse abbassare, perché non me ne abbassa? Ok, adesso andiamo qua. Allora, andiamo in giro 2.
Gerard, dov'è la fine? Come è un overhit comunque, più o meno, nel senso che i danni li subiamo. Ecco, c'è da dire che poteva magari mettere le icone, per esempio, per ricordarci in che gear, non che serva, i danni te li pigli, punto e basta, però così. Se non sbaglio in gira 0 la trazza è bassa, così cosa fa? 800, no, non vale assolutamente la pena. Dicevo, se non sbaglio in gira 0 abbiamo gli attacchi normali, basta, non abbiamo le abilità. Len, Rob, state bene? Che ci fate qua? Eravamo d'accordo che voi aspettavate sull'Email Skies, eh? Qui qua. Allora, se Siena non avesse parcheggiato in cima a un nido di Condor di Cortara, noi avremmo aspettato lì. Siamo dovuti andarcene quando i Condor sono tornati. Aku è rimasta indietro. Aku, chi sarebbe? Una nuova? Glenn? Bacio, no? Tu ti sei unito a noi? Chi l'avrebbe immaginato? Lo sapevo, sin dall'inizio. Tu non ci avresti, diciamo, lasciati. È così che tu mi vedi? Che dici? Noi sappiamo che il tuo cuore è al posto giusto. Dopo tutto quello che è successo. Va, ascoltate. Allora, noi abbiamo... fatto, abbiamo preso le nostre decisioni insieme 3 mesi fa. Quindi vai oltre. Allora si riferisce a Glenn, vai oltre, insomma. Probabilmente pensi che devi prenderti tutto il biasimo, ma noi, anche noi abbiamo la nostra parte in questo. Wow, che discorso buono che sta facendo. Noi porteremo la nostra colpa insieme. Rob, grazie. Mi è venuta a pelle d'oca, cavolo. non ho bisogno di alcun ringraziamento. Ma io ho già ipotizzato che magari alcuni personaggi possono cambiare nel corso dell'avventura. Qua sembra di vedere un primo inizio, diciamo. Bene, allora noi non dobbiamo lasciare Aku da solo o da sola, non so se è un uomo o una donna, non so niente, con i Condor di Cortara troppo a lungo. Ok, è un lui finirà per ucciderli e non sappiamo quanto ovviamente quando è vendicativo, forse vediamo un attimo. No, forse è pericoloso. Oppure intende dire, no, intende dire quanto quell'uccello sia sulla via dell'estinzione, tutt'altra cosa quindi. Insieme per una nuova avventura. Vero Glenn?
Sì. Cos'è questo sentire, sentimento? Ricordo tanto tempo fa, mi sono sentito nella stessa maniera quando io accettai di entrare nella banda del... Ancora... Questi li abbiamo persi 30 ore fa praticamente. Nella banda del toro di ferro. Sì, mi sento bene ad avere ancora dei compagni. Ok, Monte Riddle. Mi sembra che stia ridendo il condo. Guardalo.